tempo fa le caratteristiche di uscita di un generatore di corrente controllato da corrente, vediamo di disegnare quelle di un bipolare adesso, per capire quanto assomigliano a quelle di un generatore di corrente controllato da corrente. Allora, caratteristiche di uscita. Del BJT. Allora, diciamo, vediamo un caso particolare di caratteristiche, sono quelle cosiddette a emettitore comune. Chiaramente abbiamo tre terminali, quindi si può scegliere di metterne uno a comune, gli altri due saranno di ingresso e di uscita. Ci sono tre combinazioni possibili. Non le facciamo tutte, facciamo quella più utilizzata. Tanto poi il concetto è piuttosto generale, se uno vuole verificare anche le altre non è così complicato, però vediamo insieme quella più comune, che è quella di mettere l'emettitore a comune. Ve l'avevo fatto vedere prima il disegno, quindi l'emettitore va a comune tra la maglia d'ingresso e la maglia di uscita, la base rappresenta il terminale d'ingresso, quindi qui metto il generatore, e poi la maglia di uscita è quella che parte dal collettore, quindi ho la resistenza di polarizzazione e la tensione applicata, chiamiamola VCC. Nel caso del generatore di corrente controllato dal corrente avevamo chiamato 1 e 2, no? Le correnti e le tensioni. Adesso possiamo usare dei nomi un pochino più legati al dispositivo. L'ingresso lo facciamo dalla base, quindi la corrente d'ingresso potrà essere IB. E la tensione d'ingresso potrà essere la VBE, dove VBE è questa tensione, IB è questa corrente. L'uscita la prendiamo sul collettore e quindi la corrente della maglia di uscita sarà la IC e la tensione di uscita, quella V2, sarà invece la VCE. Le caratteristiche di uscita cosa sono? Sono semplicemente la rappresentazione della corrente di uscita in funzione della, opla, cioè devo ritornare qua se voglio fare anche l'altra riga, in funzione della tensione di uscita. Volevo fare semplicemente la riga dritta. Vediamo un po'. Ok. Quindi qui c'è IC in funzione di VCE, utilizzando come parametro la corrente d'ingresso. Allora, vediamo quello che sappiamo. E poi vediamo quello che avviene su tutto l'intervallo di variazione. Noi abbiamo visto che in zona attiva diretta, IC è praticamente uguale a beta FIB, giusto? Questo è il comportamento ideale da generatore corrente controllato in corrente, perché le caratteristiche d'uscita che cosa mi rappresenta? Mi rappresenta delle rette orizzontali, perché le correnti non dipendono mai da VCE. Chiaramente questa cosa vale fin tanto che sono in zona attiva diretta, quindi adesso ve le rappresento a tratteggio queste rette orizzontali, perché nella pratica non saranno esattamente così, quindi vediamole un po'. Questa qui è la retta IC uguale a beta FIB1, per esempio, per un certo valore IB1 di corrente. Il parametro IB è il parametro che mi stabilisce la corrente di base, quindi questa sarà la retta IC uguale a beta IB2, beta FIB2. Nel generatore corrente ideale questo sarebbe
tutto quello che ottengo. Beta F e B3 e così via. Allora, nella pratica ottengo una curva fatta così, che assomiglia abbastanza, ma ovviamente non è tutto lì. Prendiamola un po' più spesso il tratto. Mi viene una cosa di questo tipo. Viene qui una cosa che parte da zero, sale su, poi qua segue più o meno la retta orizzontale, ma la pendenza è un pochino verso l'alto, e poi qua risale improvvisamente. Questo è per un certo valore di B1. Quindi questo è un valore fisso di B, quello di prima, no? Però vedete, la curva assomiglia, ma non è proprio quella. Poi c'è, per un altro valore di B ottengo una cosa simile, parto da zero sempre, poi qua ho una pendenza verso l'alto e poi va su. E ancora una volta, per un altro valore di B ho un comportamento dello stesso tipo. Questa è B2, questa è B3. Il valore più alto di B è quello, ecco, B cresce in questa direzione, no? Cioè B1 è più alto dei due. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà non è tutto come un generatore di corrente controllato in corrente, cioè una regione che è questa qua, in cui effettivamente il transistore è in zona attiva diretta. Quindi quando è in zona attiva diretta, effettivamente si comporta abbastanza bene da generatore di corrente controllato in corrente. C'è appena appena una pendenza leggermente positiva. Non sono proprio orizzontali le caratteristiche. Sotto una certa tensione, in realtà le curve vanno a calare, le correnti cala. Questa tensione qui si chiama VCE SAT ed è circa 0,2 volt. Dipende un po' dal transistore, ma insomma spesso è 0,2 volt. Che cosa succede in quella zona? È che lì il dispositivo è andato in saturazione. Quindi qui è in saturazione, non vale più quella condizione. Coloriamolo, è meglio. In questa zona il dispositivo è in saturazione. Perché, come si fa a capire che è in saturazione? Si vede abbastanza bene, perché vedete, VCE per definizione è uguale a VC meno VE. Lo posso scrivere come VBC, anzi, lo posso scrivere come, passando dalla tensione di base, come VCB meno VBC. E questo VCB posso scriverlo anche come meno VBC meno VBE. Allora, se la corrente, perché è importante questa considerazione? Perché se la corrente è positiva, la corrente base è anche positiva, vuol dire che la giunzione base-emettitore è polarizzata direttamente, quindi quella VBE sarà circa V gamma. Quindi saranno 0,7 volt all'incirca. Cosa vuol dire? Che se la VBC è negativa, è supponiamo che la VBC, la tensione tra base e collettore, sia una tensione negativa perché la giunzione è polarizzata in inversa ed è per esempio 5 volt, meno 5 volt. Allora la VCE viene meno 5 volt, che fa 5 volt, meno gli 0,7, viene circa 4 volt. In questo caso sono in una situazione di zona attiva diretta e sono più o meno nel mezzo della zona di zona attiva diretta, sarò più o meno qui. Ora non voglio fare, non si vede bene il puntatore, quindi non voglio fare un segno, lo faccio e poi lo cancello. Sarò qui più o meno, nel mezzo. Ok? Quando invece VCE è molto piccola, che cosa vuol dire? Vuol dire che VBC e VBE sono vicine. Quindi se VBE è 0,7, anche VBC sarà simile, altrimenti VCE, che la differenza tra le due non sarà molto vicina allo zero. D'accordo? Quindi in questa zona praticamente tutte e due le giunzioni sono polarizzate direttamente. Allora chiaramente non vale più quella considerazione che vale nella zona attiva diretta, ma la corrente di collettore è fatta tra
è ottenuta come differenza tra la corrente che è dovuta agli elettroni iniettati dall'emettitore e quella dovuta agli elettroni iniettati al collettore. Insomma, dipende dal circuito esterno. Come vedete, la pendenza è alta, perché la pendenza delle caratteristiche è alta, quella pendenza è proporzionale alla conduttanza del dispositivo, perché il dispositivo si sta comportando come un cortocircuito praticamente. Se fosse un cortocircuito ideale sarebbe dritta la caratteristica, cioè una variazione diciamo trascurabile di tensione mi porta a una variazione enorme di corrente, non è proprio verticale ma insomma è molto ripida. Quindi quella è la zona di saturazione, il dispositivo si sta comportando come un interruttore chiuso. Quando la VC aumenta vuol dire che comincia a polarizzare inversamente la giunzione base collettore e quindi vado a finire in zona attiva diretta. A un certo punto, aumentando la VCE, che cosa succede? Guardate l'espressione. Per aumentare la VCE vuol dire che devo aumentare VBC in segno negativo. Quindi aumento la tensione inversa applicata alla giunzione base-emettitore fino al punto in cui, come abbiamo visto l'altra volta, c'è il breakdown della giunzione. Quindi la corrente improvvisamente sale. È quello che succede lì. Quella salita improvvisa della corrente è perché la giunzione tra base e collettore va in breakdown e quindi fa passare qualunque corrente, breakdown di qualunque tipo, insomma. Quindi questa zona qui, fatemi segnare anche la zona di breakdown, questa zona qui è una regione di breakdown. Non è una regione desiderata, ecco, il funzionamento, specialmente come amplificatore del transistore, ce l'ho soltanto in zona attiva diretta, quindi devo stare attento a garantire che la tensione applicata tra collettore e emettitore sia compresa tra questo valore di 0,2 volt la VCSAT, che mi consente di dire che la giunzione base collettore non è polarizzata in diretta, e poi la tensione troppo alta oltre la quale io ho breakdown della giunzione. Questa è una considerazione da fare. E su questo grafico c'è anche la zona di interdizione rappresentata, che è questa zona abbastanza facile da vedere, dove in realtà la corrente è zero, proprio questa, vedete, questa zona dove la corrente è zero e la corrente di collettore è zero e anche la corrente di base è zero, è la regione in cui il transistore è spento, quindi ha funzionamento da circuito aperto. Quindi la tensione sulla base è tale che la barriera tra base emettitore e base collettore è così alta e non passa corrente. Quindi questa qui, abbiamo rappresentate più o meno quasi tutte, questa qui è la regione di interdizione. Non abbiamo rappresentato la regione di la zona attiva inversa, perché su questo grafico non si vede benissimo, però è nel quarto quadrante, perché in zona attiva inversa, scambiando di posto collettore e emettitore, vuol dire che sarà la tensione tra collettore e emettitore cambierà di segno e anche la corrente di collettore cambierà di segno, quindi mi trovo, cioè sono nell'altra, non nel quarto quadrante, scusate, ho sbagliato, nel terzo quadrante, cioè quello opposto delle caratteristiche, e qui non lo so fare. Assomigliano a queste, ma sono più brutte. Allora, c'è da dire un attimo perché avviene questa variazione in zona attiva diretta rispetto alla situazione ideale. Vedete, le rette non sono orizzontali, ma hanno una leggera pendenza verso l'alto. C'è da giusto giustificarlo, perché una cosa dal punto di vista dell'applicazione, dell'uso in amplificatori, poi è abbastanza importante, e si chiama effetto Early, e fu spiegato all'inizio degli anni 50 da questo Early, appunto. L'effetto Early è quello che spiega perché le caratteristiche di uscita hanno una pendenza verso l'alto. Allora, a raccontarlo dal punto di vista qualitativo è abbastanza semplice. In realtà queste sono tutte cose che sono state spiegate dopo poco che è stato inventato il dispositivo. Ecco, non sono cose particolarmente
complicate. È chiaro che bisognava esserci e soprattutto bisognava, insomma, po pochi anni dopo l'invenzione del dispositivo, quando si comincia ad avere tante misure, tanti risultati in laboratorio, a quel punto si comincia a farsi una ragione, no? Cercare di capire esattamente che cosa sta succedendo. Allora, immaginiamo di considerare l'energia potenziale per gli elettroni. Sempre, ovviamente, siamo in zona attiva diretta. Allora, la VCE per definizione è questa. Io ho fatto due curve diverse per due valori diversi di VCE. La VCE è questa qui, no? Anzi, questa è Q per VCE. Se VCE è un potenziale, la differenza è potenziale, quella è un'energia potenziale, la differenza è questo Q. Se io ho fatto due curve perché mi servono per farvi capire l'effetto. Se la prima curva è quella che corrisponde a una certa VCE. Se mantengo la VBE uguale e aumento la VCE, cosa succede? Mi sposto sulla seconda curva, no? Perché la nuova VCE diventa questa, più grande rispetto a prima. Quindi in questa direzione, questo è quello che succede se aumento la VCE. Ripeto ancora una volta, questo succede perché tengo la VBE costante, e infatti la barriera tra base e emettitore è costante, anche questo lo scrivo. Allora, in questa situazione, seguitemi un pochino nel ragionamento. Allora, se aumento la VCE, ovviamente aumenta la barriera tra base e collettore, perché vuol dire che aumento la VCB, aumenta la barriera, perché la VB è costante, no? Barriera tra base e collettore. Questo che cosa vuol dire? Quando aumenta la barriera abbiamo visto che si allargano, questi sono tutti passaggi logici, causa-effetto, si allarga la zona di svuotamento tra base e emettitore, va bene? La zona di svuotamento, perché è la zona di svuotamento che sostiene la barriera, no? Quindi per aumentare la barriera devo allargare la zona di svuotamento. Beh, l'effetto importante è che se si allarga la zona, immaginate che questa sia la giunzione. Se si allarga la zona di svuotamento, si restringe la base, perché la parte della base a campo basso, a campo molto basso, diventa molto più piccola. C'è un effetto di restringimento della base. Perché il restringimento della base è importante? Quando parlo che si restringe la base, non è che fisicamente il pezzo di silicio si restringe, è che la porzione neutra della base si restringe. Okay, quindi scriviamo qui neutra per essere chiari. La porzione dove non c'è carica fissa della base, che carica non compensata, si restringe. Questo che fa? Che effetto ha? Ha l'effetto di facilitare la diffusione in base, perché ora la parte della base è più corta, gli elettroni iniettati dall'emettitore nella base devono viaggiare un tratto più piccolo prima di essere risucchiati dal collettore. Ok? Quindi la diffusione in base è più facilitata e quindi aumenta la corrente di collettore. Aumentando la corrente collettore è quell'effetto che si vede. Quindi la corrente la diffusione nella base viene facilitata,
finalmente aumenta i C e aumenta anche il beta F, che è il rapporto tra i C e i B. Quindi questa è la spiegazione qualitativa dell'effetto Early, che in generale è piccolo, ma non è trascurabile. Early stesso poi suggeriva un modo per trattarlo quantitativamente, che era questo. Diceva, beh, quello che si potrebbe fare è disegnare le caratteristiche d'uscita. Se andiamo a disegnare le caratteristiche d'uscita del dispositivo, lasciando spazio per VCE negative anche, le caratteristiche di uscita erano fatte così, no? Ora esagero un po' la pendenza, cambio la scala sul collettore, VCE, in modo che la pendenza venga un pochino esagerata. Allora, in pratica lui osservava questa cosa, in modo abbastanza approssimato, a dire la verità. Diceva, beh, guardate, più o meno, faccio un tratto un pochino più piccolo, lui diceva questo, più o meno, se io prendo una retta che passa dalla zona attiva diretta e la prolungo, intercetto la VCE in una zona negativa a un certo punto. Se lo faccio per diverse caratteristiche, più o meno intercetto sempre lo stesso punto. Vabbè, ora l'ho fatta a mano, non è bellissimo. Più o meno è vero, insomma, abbastanza approssimato, perché se uno fa la cosa precisa non è che viene esattamente allo stesso punto, però può essere un'approssimazione facile e veloce per fare conti, ragionevole. Allora lui diceva, allora chiamiamo VA, anzi meno VA per prendere VA positiva, questa intercetta. Questa VA poi nel tempo è stata chiamata tensione di Early, non direttamente da lui, ma insomma da qualcun altro che per comodità l'ha chiamata in questo modo. Allora, quindi diceva, beh, se questa è la tensione di Early e questo per esempio è un punto di riposo, la pendenza delle caratteristiche è la pendenza di questa ipotenusa. Allora, l'altezza di questo triangolo è IC, la base è VCE più VA e quindi la pendenza, questa è VCE, no? La pendenza della caratteristica, delle caratteristiche è all'incirca IC diviso VCE più VA. Poi nei casi pratici questa VA viene grande, viene insomma almeno una decina di volte più grande delle VCE che di solito si applicano e quindi approssimando ancora un po' si può trascurare VCE rispetto a VA. Quindi la pendenza diventa una cosa proporzionale alla corrente di collettore. Può essere utile per valutare qual è quella pendenza quando si fa. Vedrete una cosa che ci serve quando progettiamo un amplificatore, sapere quella pendenza quant'è. Di solito quando si fornisce quando si vende, chi vende un dispositivo lo vende insieme a un foglio di istruzioni, diciamo, il cosiddetto data sheet, il foglio con tutti i dati del dispositivo. E tra i dati del dispositivo viene fornito tipicamente il grafico delle caratteristiche di uscita, o a volte viene fornito anche direttamente il valore della tensione di Early, in modo che uno si possa fare quel conto rapidamente. Quindi quello è un numero che viene spesso dato dal costruttore. Allora, a questo punto approfitto del tempo che ci rimane per vedere un altro piccolo argomento breve, sempre sul funzionamento del transistore, che è il modello per grandi segnali. Noi l'abbiamo visto per il diodo,
possiamo vederlo rapidamente anche per il transistore bipolare. In realtà per il transistore bipolare, siccome ci sono due giunzioni, per evitare di fare troppe complicazioni si usa un modello semplificato della giunzione, per cui quando conduce la giunzione fa passare qualunque corrente in una direzione e ha una V gamma applicata, quando invece è polarizzata inversamente si comporta come un circuito aperto semplicemente. Allora, vi ricordate qual è il concetto del modello per grandi segnali? Si linearizza a tratti il funzionamento del dispositivo. Di nuovo, qui il dispositivo è descritto come una cosa che ha due giunzioni e due generatori controllati, quindi ovviamente non è lineare. Per comodità si identificano alcune regioni in cui si può trattare come lineare. Queste regioni all'incirca, come dire, coprono sommate insieme tutte le possibili regioni di funzionamento del dispositivo. Allora, vediamole un po' rapidamente, la maggior parte delle cose ce le siamo già dette, però è importante che le scorriamo. Allora, partiamo dalla zona più importante, zona attiva diretta. Zona attiva diretta, che cosa dobbiamo considerare? Dobbiamo considerare che tra base e emettitore, siccome c'è una giunzione polarizzata direttamente, in pratica c'è una batteria, no? Di valore VB on che è 0,7 volt, e poi la corrente di base, questa è la cosa importante, controlla la corrente di collettore, quindi la corrente di collettore sarà uguale a beta F per IB, semplificando e tagliando via la IC0, perché modelli per grandi segnali sono tutti modelli molto approssimati, servono a fare un conto di massima, no? Poi dovremo sempre fare un conto dettagliato, tipicamente con un calcolatore per trovare i valori esatti, però sono ragionevoli. Queste sono le condizioni, questo è il circuito equivalente del transistore. Chiaramente ci sono delle altre condizioni, come sempre nei circuiti equivalenti a tratti, che non sono esplicite nel disegno del circuito, ma che sono implicitamente state fatte delle assunzioni. Qui ovviamente una di queste, vedete che non è rappresentata dal circuito, perché per esempio in questo circuito non c'è nessun vincolo al valore della tensione tra collettore e emettitore, è bloccata soltanto la tensione tra base e emettitore. Noi però sappiamo, qui ci scrivo condizioni al lato, condizioni vuol dire condizioni implicite, no? nella zona attiva diretta, che poi andranno verificate in qualche modo. Beh, io sto implicitamente assumendo che la VCE sia maggiore della VCE SAT, quegli 0,2 volt, perché altrimenti non sarei in zona attiva diretta, e poi anche se qui non è specificato, io sto assumendo che l'EC sia positiva, perché altrimenti se l'IC non è positiva, neanche l'IB è positiva, e deve essere per forza positiva, perché c'è un diodo tra base e emettitore. Va bene? Ribadisco questo punto, perché ogni tanto va un po' perso. Quando il diodo conduce, guardate, il diodo tra base e emettitore conduce in diretta, praticamente la tensione ai suoi capi è 0,7, ma la corrente va in una direzione precisa, va dalla base all'emettitore, ok? Quando disegno il circuito equivalente e io rappresento una batteria tra base e emettitore e guardo solo la batteria, il vincolo sulla direzione della corrente non c'è più. In quel disegno non c'è mica un vincolo, c'è solo un vincolo sulla tensione tra base e emettitore che è imposto dal generatore. Ma se non me lo ricordo io che la corrente deve essere per forza positiva, non me lo ricorda il circuito. Quindi a parte io mi devo ricordare che i C e B sono positive. Altrimenti l'ipotesi alla base del fatto di poter usare quel circuito non è verificata. D'accordo? Quindi, fatto un circuito equivalente, mi devo ricordare, a parte, perché non è scritto dentro il circuito equivalente, non è implicito nel circuito equivalente, quali sono le ipotesi sotto le quali posso usarlo quel circuito. Devo tenere presente, per questo ve le disegno sempre al lato. Ora, perché siamo all'inizio, ci batto. È chiaro che poi quando andiamo un po' in velocità nel fare gli esercizi è una cosa che deve essere tenuta presente. Tutte le volte che si fa un'approssimazione uno deve avere un flag qui aperto e dice ok, io però questa devo controllare se poi è vera.
altrimenti facilmente salta per aria, insomma, non si va, si continua a fare delle ipotesi, non sono per niente verificate, si ottengono dei risultati che non vogliono di nulla, okay? Non hanno nessun significato reale. Allora, l'altra regione importante è la regione di saturazione, diciamo, chiamiamola diretta, perché intendendo con questo che la corrente va dal collettore all'emettitore, no? Quindi le VCE sono positive. Differenziamo per comodità due saturazioni, quella in cui il collettore ha tensione più alta rispetto all'emettitore e quella in cui l'emettitore ha tensione più alta rispetto al collettore. Allora, quindi questo qui che cosa abbiamo? Abbiamo che la tensione tra base e emettitore è positiva perché la giunzione è polarizzata direttamente, ma è polarizzata direttamente anche l'altra. Allora, tipicamente, siccome una è più polarizzata dell'altra, perché le VCE non sono uguali, nella saturazione diretta assumiamo che la giunzione base-emettitore abbia una tensione più alta di quella base-collettore. Okay? Quindi, per esempio, al posto della VBE on mettiamo una VBE sat perché passa più corrente, poniamo per esempio 0,8 volt, e poi tra collettore e emettitore mettiamo una tensione di 0,2 VCE sat di 0,2 volt. Questo vuol dire, come ovviamente avete capito, che tra base e collettore c'è una tensione di 0,6 volt, quindi la giunzione tra base e collettore è polarizzata sempre direttamente, ma in modo leggermente minore. Mi sto strozzando. Finito il filo sotto la ruota. A un certo punto poi mi vedete scende giù così. Allora, quali sono le ipotesi alla base di questo? Ce ne sono tre. Beh, una è che scrivo di lato. Una è che IC e i B siano maggiori di 0, che in questa, anche qui di nuovo, il circuito mi dà un vincolo sulle tensioni, ma sulle correnti mi devo ricordare io qual è la condizione giusta. L'altra cosa, che non è scritta qui, ma dobbiamo saperlo, è che IC è più piccolo di beta FB. Questo lo vedete da questo disegno, torniamo un attimo indietro, questo disegno, da quello delle caratteristiche di uscita, vedete, in zona di saturazione, se qui IC è uguale a beta FB, in zona di saturazione IC deve essere più piccolo di beta FB, perché le caratteristiche calano verso il basso, d'accordo? Di nuovo, le batterie che ho messo nel circuito equivalente non mi impongono quella condizione, ma io mi devo ricordare che c'è, quindi questa la devo verificare. Se per qualche motivo in saturazione IC venisse più grande di beta FB, vuol dire che qualcuna delle ipotesi che ho fatto probabilmente non va bene. Ok, andiamo a completare rapidamente. Abbiamo la zona attiva inversa. Zona attiva inversa, va bene, questa è la base, questo è l'emettitore, questo è il collettore, è uguale a quella diretta, soltanto che cambiano di ruolo collettore e emettitore, vi ricordate? Quindi la batteria sarà tra la base e il collettore, sarà VBC on, che sarà la stessa della VBE on, tanto sono perfettamente uguali le due cose. Scrivo da quest'altra parte. VBC on uguale 0,7 volt, e poi avrò che la corrente di emettitore, che è questa, sarà comandata dalla corrente di base attraverso il beta R, no? Quindi IE uguale a beta RB. Questo è il circuito equivalente. Ovviamente anche qui ci sono delle condizioni che vanno ricordate, chiaramente questa cosa vale se IE è positiva, IE quindi anche IB è positiva, basta verificare IE, e inoltre VCE deve essere più piccola di meno VCE SAT. Chiaramente
Stavolta è la VC che deve essere maggiore della VC SAT, perché ho cambiato di posto emettitore e collettore, quindi la VCE deve essere minore di meno VC SAT. Questa VC SAT sono i soliti 0,2. Va bene. Abbiamo anche quindi la saturazione inversa, stesso discorso. Saturazione inversa, però stavolta è la corrente di emettitore a essere positiva. Cosa vuol dire questo? Che la giunzione base-collettore è polarizzata a una tensione maggiore di quella emettitore, di quella base-emettitore. Quindi utilizzerò uno schema di questo tipo. Questa è la VBC-SAT, i soliti 0,8 volt. E questa qui sarà la VEC-SAT, che sarà uguale alla VC-SAT, quindi 0,2 volt soliti. Chiaro che, vedete, questa è un'approssimazione forte, dire che in saturazione la tensione tra collettore e emettitore è costante. Cosa vuol dire? In realtà non è costante, no? È un'approssimazione, perché se io guardo questo, queste, se io guardo, scusate, le caratteristiche qua, se mi riesce, ecco, se io guardo le caratteristiche qua, la VCSAT varia tra 0,2 e 0, no? Non è che è costante in saturazione. Però è un modo per, come dire, semplificare molto. Dico, vabbè, insomma, tra 0 e 0,2 che differenza fa? Prendiamo 0,2 e tiriamo avanti, no? Facciamo un conto approssimato. Questo è il concetto, niente più di questo. Quindi sto facendo dei conti significativamente approssimati, perché tanto comunque so che dovrò fare poi un conto dettagliato. Le condizioni qui quali sono? Stavolta IE deve essere maggiore di 0 e ovviamente IE dovrà essere più piccolo di beta RB. Esattamente le stesse condizioni che abbiamo visto per la saturazione diretta, però stavolta col collettore al posto del, con l'emettitore al posto del collettore. Per finire c'è la regione di interdizione. Interdizione, circuito equivalente, è più facile di tutti perché è un circuito aperto, non passa corrente, no? Quindi il circuito è perfettamente aperto, vuol dire quindi B è uguale a C è uguale a IE è uguale a 0 nell'approssimazione di interdizione totale. Chiaramente devo stare attento, perché questo circuito mi impone le correnti ma non mi dice niente delle tensioni, quindi mi devo ricordare che in interdizione ho queste condizioni implicite, queste assunzioni fatte alla base dell'ipotesi che è VBE minore di VBE on, in modo che non conduca il diodo di emettitore, e anche VBC minore di VBC on, perché anche il diodo di collettore non deve condurre. Come fare? No, questo non lo voglio. Quindi sono tutte ipotesi abbastanza forti. Lo spirito con cui si fanno queste ipotesi è quello di poter fare dei conti veloci in circuiti che anche abbiano diversi transistori, no? Perché altrimenti le ipotesi sono tante, le regioni sono tante, se poi le espressioni sono anche complicate non si finisce più. In questo modo si riesce a fare un conto di massima, fare una progettazione di massima del circuito, poi una progettazione più raffinata in cui si aggiustano uno a uno i vari parametri scelti si farà tipicamente al calcolatore. Beh, nel passato si faceva più frequentemente montando il circuito e mettendosi lì con tanti componenti per aggiustare un po' la polarizzazione, le resistenze eccetera. Tempi più recenti si fa simulando tutto al calcolatore finché non si ha il circuito che si vuole, solo a quel punto si monta, perché la simulazione calcolatore è normalmente più rapida, più economica da fare e a questo punto ormai molto accurata, quindi non ci si perde quasi niente. Va bene, ci fermiamo qui e ci vediamo domani.